Ove risulti agli atti che l'attività di trasporto pubblico è condizionata ad uno specifico contratto di servizio, dove si impongono specifici oneri e determinate remunerazioni, previste con riguardo al singolo operatore, risultando insufficiente una mera concessione che abiliti l'operatore economico a svolgere i servizi sulla base di predeterminate regole generali, ci si trova di fronte alla nozione comunitaria di contratto di servizio, dunque ad una situazione che lo stesso regolamento comunitario numero 1370 del 2007 pone sotto l'egida della disciplina degli appalti pubblici con i conseguenti oneri di attivazione delle necessarie procedure competitive.